Il film d'animazione Cose da pupazzi è stato da me realizzato nel 1962 dopo circa 6 mesi di lavoro. I pupazzi, la scenografia, la ripresa a fotogrammi singoli e l'animazione sono stati da me realizzati senza alcuna collaborazione, utilizzando una cinepresa 8 mm Paillard Bolex C8 e pellicola Kodachrome invertibile. Il riversamento sul nastro magnetico penalizza molto la qualità delle immagini e rende i colori molto scadenti, ma è stato il solo modo per salvare il film, in quanto la pellicola si era molto deteriorata causa le frequenti proiezioni. Ho qui alcuni pupazzi con cui ho realizzato il film. Questo è un cowboy con la pistola nella fondina che in origine era un portachiavi. Questo è lo sceriffo, che non poteva certo mancare in un film a soggetto western. Ed infine il bandito che viene arrestato alla fine del film dallo sceriffo dopo una violenta colluttazione. Una delle tante difficoltà che ho dovuto superare per realizzare il film è stata quella di procurarmi gli accessori in miniatura proporzionate alla misura dei pupazzi, che per il 90% sono stati autocostruiti, come questo pianoforte che viene suonato nel salone. Questo breve filmato è stata una scommessa che io ho fatto con me stesso per dimostrare che anche con attrezzature amatoriali molto limitate negli anni 60, ma con la volontà e la passione, si potevano ottenere dei risultati molto soddisfacenti.